Francesco Callino. Sì. Ciao Francesco, si sente? Mi dai un feedback per cortesia? Mi dici se si sente bene l'audio, se ci sono interruzioni? Perché da me sta piovendo a dirotto e quando piove purtroppo la DSL stecca un po'. Dimmi per cortesia se va tutto bene. Intanto ciao Francesco, ottimamente, molto bene. Si vede che devo farmi anche la barba, sono tutto così perché ho fatto il video adesso così all'ultimo perché avevo detto sul gruppo che appunto avevo intenzione di farlo. Però poi per una cosa o per un'altra non sono riuscito e adesso mi è venuta l'idea, avevo 5 minuti liberi, i miei 5 minuti, chi mi conosce sanno che non sono 5 minuti, però dai. Per cortesia fatemi un favore, vedo persone che si stanno collegando, se mi salutate così vedo chi siete, perché ho lo smartphone e non sono tanto pratico sta cosa. Dopo magari rischio di toccare qualcosa e mi salta la connessione, quindi magari se mi salutate così vedo il vostro nome nello scorrimento a tendina e così vi saluto. Davide dal Monte ti ha menzionato, ma va, via. Comunque, detto questo, allora, il motivo di questa diretta, intanto aspettiamo un po', vediamo se arrivano altre persone a collegarsi, comunque poi sappiate che il video rimarrà salvato nel gruppo Facebook, nel mio profilo, quindi se magari un giorno volete vedere i video, volete fare un ripasso, sapete che ce l'avete lì comodo e quando volete ve lo guardate. Lo scopo di questo video era, come ho anticipato, di dare un po' delle dritte alle persone ai pescatori magari che non sono esperti in questa tecnica di pesca, perché è vero che nel gruppo siamo in 1100 e siamo in tanti e ci auguriamo di diventare ancora di più. Però, quindi è anche vero che ci sono, magari ci saranno un sacco di persone che la pesca a leggine la masticano magari meglio di me, però l'intento è di condividere, perché appunto ci tengo a ricordarvi che il nostro gruppo è un gruppo creato e fondato con l'intenzione di condividere le uscite di pesca attraverso la propria barca o attraverso la semplice compagnia, facendo delle uscite di pesca anche dalla riva. Quindi lo scopo del nostro gruppo è questo, è anche di, oltre che andare a pescare in compagnia, ma anche di condividere le proprie esperienze senza voler avere intenzione di insegnare a nessuno, per carità, perché anch'io posso essere uno di quelli che deve imparare da altri, per carità, non mi limito a questo. Però, diciamo, mi sento di condividere un po' della mia esperienza sul ledging con le persone, magari anche quelle che magari ne sanno più di me, che però magari guardano questo video e traggono un dettaglio che magari loro non gli davano importanza, oppure sai com'è, a volte quando fai tanto tempo con certe tecniche di pesca, magari può succedere che rimani con certe convinzioni e dai tutto per scontato, magari senti un altro che parla, ti dice una cosa, ah, e magari quella cosa era una cosa talmente banale che però non ci hai mai pensato, no? Quindi l'intento è questo, non quello di insegnare a quelli che sanno più di me a pescare leggine, ma semplicemente rivolto magari a quelli che non sanno niente di questa tecnica oppure non hanno dimestichezza per quanto riguarda leggine nella Laguna Veneta e nel sottocosta. Grazie a te Antonio, ciao Antonio. E quindi insomma dare un po' delle dritte per le persone, per i pescatori che vogliono accingersi a fare questa bellissima pesca. Secondo me è una bellissima pesca come tutte le pesche. Poi ci sono pesche che magari possono piacere o no. A me lo spinning, diciamo quello tradizionale per fare un esempio, quello del lancia e recupera, a me non piace, però magari ci sono tanti che sono appassionati di questa tecnica di pesca. Quindi
voglio dire, insomma, l'intento è questo. Intanto cominciamo col solito rito per sbloccare un attimo la tensione, perché non pare, ma mi si emoziona, perché vedo dopo sempre gente che si collega e mi emoziona ancora di più. Comincio con il rito, questa volta vado di Selprino. Ciao Carlo, ciao Cocco, Selprino di Colli, alla salute. Buonissimo. Vi chiedo scusa se sono un po' così scappiato, sbalordito, ma la cosa mi è venuta così al momento. Allora, mi dispiace per te, Carlo Scarpa, perché so che a te Legend fa cagare, però insomma, è un ottimo motivo per farci due chiacchiere. Anzi, se avete delle domande da fare, degli interventi da fare, qualcosa che non vi ha convinto o che magari mi è sfuggito, chiedete pure, che non c'è nessun problema. Quindi, detto questo, cominciamo. Allora, pesca a aging, Francesco Callino, cin cin. Evviva, Coco. Pesca a aging. Allora, pesca a aging, per chi non lo sa, allora, non voglio ripetermi, nessuno si offenda, ma l'intento mio è quello di spiegare un po' questa pesca a chi non ne sa, a chi ne sa meno. Se magari dentro il gruppo sta guardando il video e magari ne sa qualcosa, perché no, può benissimo intervenire attraverso i messaggi, poi io lo leggo e lo condivido tranquillamente, non c'è nessun problema, non preoccupatevi, non mi offendo, anzi mi offendo se state zitti e sapete, perché appunto lo scopo del gruppo è condividere, non nascondiamoci, che tanto alla fine nessuno ci ruba niente. Dai, per carità, non è che se io insegno qualcosa a una persona, lui mi ruba il pesce. Dai, per cortesia, insomma, facciamo pesca amatoriale, andiamo a divertirci. Io ci tengo a dire, andiamo a divertirci, che sempre rispettando i limiti di legge, per carità, non voglio essere noioso, ma non lasciamoci prendere dall'entusiasmo con frasi già fatte del tipo ma pesco solo una volta, cosa vuoi, se ne prendo un po' di più. Non è questo il messaggio che io voglio far passare. Io vado a pescare tanto, ultimamente ho tanto anche tempo libero, quindi riesco a pescare anche un po' di più. Il piccolo è nato, è diventato un po' più grandicello, quindi riesco ad avere più tempo, però mi limito sempre a pescare e a rispettare i limiti del peso, ok? Detto questo, cominciamo con la pesca legging. Carlo Scarpa, che vuoi Selprino? Seguo sempre volentieri per le domande. Ho piacere, grazie Carlo. No, comunque Selprino qua, poco di questa cantina qua di Colli, che è veramente uno spettacolo. Me ne abbiamo anche trovato. Allora, pesca legging. Per chi non lo sa, la pesca legging è una pesca che, per quanti credano che sia una pesca che si pratica prevalentemente nei periodi primavera e poi in base alla zona, se partiamo dalla zona nord, finendo per la laguna sud, magari la laguna nord comincia prima e invece nella laguna sud comincia dopo, perché si spostano diciamo, dal nord verso il sud, hanno, diciamo, una cadenza, vanno un po' più in ritardo. Mitico Nicola, ciao Matteo, ciao, grazie, tu sei mitico perché sei qui ad ascoltarmi. Però diciamo prevalentemente è una pesca che si pratica da marzo fino a metà maggio, insomma, dopo dipende un po' dalla stagione. Ciao Luciano, ciao caro, carissimo, un bacio. È una pesca appunto che si pratica in primavera e anche nel periodo autunnale, però attenzione, attenzione, e qua vi lancio una chicca: io, secondo testimonianze di un mio caro amico, che lui va a pescare in Laguna Nord, prevalentemente in Laguna Nord, lui mi dice che le seppie le pesca tutto l'anno. Parliamo però interno laguna, zona Barene, ok? No, sottocosta, zona Barene, lui dice che le prende tutto l'anno. Poi, e quello che cambia è la misura, a volte sono più piccoli, a volte più grandi, però in teoria ne prende sempre, poi a volte di più, a volte di meno, però le prende sempre. Quindi, se ci sono persone che vogliono intraprendere questa tecnica di pesca e magari hanno la barca in Laguna Nord, oppure hanno la possibilità di bazzicare più la Laguna Nord,
Fateci un pensierino perché lì si prendono tutto l'anno. Poi ovviamente anche lì bisogna conoscere i posti, però adesso vi aiuto io per quanto riguarda i posti. Comunque, stando dopo nella norma, questo è il periodo primavera o autunno. Il periodo che va per la maggiore di solito è quasi sempre di più la primavera, perché quando c'è le barche che vedo uscire a pesca alle seppie di primavera, in autunno non le vedo. Cioè, perlomeno ne vedo, ma ne vedo molto meno. E forse perché primavera è una stagione più bella, non lo so, forse perché è l'inizio della stagione. Comunque è una pesca che si fa anche d'autunno. E comunque si fa anche d'inverno, perché non è che la possiamo praticare solo per le seppie, ma possiamo praticarla anche per i nostri amati calamari, che è una pesca che appunto nelle nostre parti, partendo dal sottocosta fino ad andare a 6, 7, 8, anche 10 miglia, troviamo i nostri amati calamari e anche lì possiamo praticare la nostra pesca a aging. Poi ci sono anche altre varianti, c'è la tecnica del tataki, c'è la tecnica della traina al calamaro, c'è la tecnica, adesso c'è una tecnica che voglio provare io quest'anno che si chiama Ica Metal, però di queste cose ne parleremo più avanti, non le dico tutto subito perché sennò dopo non faccio più video. E ormai ci ho preso gusto, voglio fare i video. No, a parte gli scherzi perché sennò andiamo troppo alla lunga. Quindi ci sono, cioè possiamo pescarle anche in inverno, quindi non pensate che questo video mai dirà, ah, ma sì, ma tanto le seppe non ve ne più. Le seppe ci sono, è che magari si spostano adesso, le troviamo magari fino a 10 giorni fa, le trovavamo anche nel sottocosta, o per dirne un'altra, io le prendevo ancora all'interno della laguna fino a 10 giorni fa, quindi non è detto che siano sparite, però sappiamo tutti, o perlomeno sappiamo, gli esperti sanno che dopo passato novembre cominciano a andare fuori. E quindi le troveremo sì, ma le troveremo fuori e comunque avranno anche un'alimentazione più lenta rispetto al periodo estivo, tenderanno a mangiare di meno, però ci sono lo stesso, non è che spariscono le seppie. Okay? Quindi se uno vuole farla, può farla anche in inverno, o se no può andare a calamari. E si può praticare anche con l'aging, classico aging. Quindi, detto questo, partendo da quello che da dove è che posso partire? Fatemi una domanda se magari volete da dove parto, così mi date una mano. Ok? Tanto mi è scaricato la bocca. Se avete delle domande da pormi, se no parto. Allora, partomi, perché vedo che non mi risponde nessuno. Io di solito timidoni. Allora, come vedete, questa è la mia cassettina, ok? Tutta l'attrezzatura, sono tutti i piombi, non so se li vedete, i piombi, filo, nylon, spazzolino per pulire le ancorette, non so se lo vedete, il nylon, piombi, piombetti, moschettoni, ok? I nostri amati aging, questi qui, scusa se sono umidi, questi sono gli opai, ok? Dopo vi faccio vedere, questa è la mia scatolina con tutte le esche, vedete? Ok, benissimo. Allora, partiamo dal discorso, si trovano calamari ora in zona Punta Sabbioni. Allora, in Punta Sabbioni purtroppo, ciao Alessio, dico, Punta Sabbioni è una zona che mi conosco poco, quindi se magari dentro il gruppo so che sei persone che peschi che la zona è, se magari vuole intervenire, vuole intervenire, lo dica pure così dà delle risposte. Perché io pratico prevalentemente le regole vanno sempre, ma quando sono stupide bisognerebbe lottare per cambiarle. Esempio, il limite dei 5 kg è stupido, andrebbe cambiato. Allora, Bruno Mattuzzo, ok. Allora, questo è un discorso che sento dire tante volte. Che però dal mio punto di vista denota il fatto che le persone non vogliono accettare questa legge. Ok, la legge se è stupida, va bene, la legge se è stupida, però giustamente dopo è stupida perché? Qua andiamo su un altro discorso. Se magari vogliamo intraprendere questo discorso sulle regole, potremmo fare un video, potremmo fare una chat in cui tutti quanti parliamo e parliamo di questo discorso della legge stupida dei 5 kg. Mi non la trovo stupida, sinceramente, come legge, perché mi sinceramente da pescatore amatoriale
L'interesse mio non è quello di fare tanti chili di pesce, perché tanto alla fine vado a pescare per hobby, vado a pescare per divertimento, non per fare cassa o per mettere la foto su Facebook, che ne so, per dire ah, mi hanno acciappato 15 kg. Cioè, non siamo che parliamo di pesca professionale, siamo che parliamo di pesca amatoriale. Pesca amatoriale 5 kg, se anche andiamo a seppe, ad esempio, no? 5 kg, sai quante seppe che ti ciappi? Cioè, che ti ciappi anche a seppe da 3 etti all'una. 3 etti all'una, 10, ti ha acciappato 3 kg, giusto? Ti ciappi 15, 16 seppe. Non, cioè, non basta acciappare 15, 16 seppe. Quante seppe si tengono da acciappare? 70. Sento come le foto che vedo su Facebook, 100 seppe, e dopo iscrivere magari anche sotto, ah, potevo andare anche meglio. O se no vedo gente che mette 20 brancini lamentandosi che la giornata che si è andata storta. Non lo so, a me sinceramente ma penso che avete capito come che la penso, certi atteggiamenti mi fa urtare veramente i sentimenti, stago leggero, per non dire qualcos'altro. Quindi, legge stupida o no, questa è la legge e va rispettata. Dopo, se qualcheduno vuole farsi carico, vuole fare delle petizioni, vuole creare un'associazione per far sì che questa legge cambi in cosa? Per mettere più chili, perché? Perché che c'è bisogno di più chili? Anzi, mi te dico la mia, mica ne metteria meno chili, se vogliamo dirla tutta. E aumenteria anche i controlli, perché mettere le leggi senza controlli, è come andasse pure il coriandolo, scusami, è il francesismo, bravissimo, piace o non piace, 5 kg, va bene. Insomma, è una questione di... Cioè, la legge è quella, mi quando che sento dire le leggi sono stupide, perché le leggi sono stupide? Perché non voglio accettarla? E non ti vuoi accettarla? Ok, va bene, allora viola la legge, ma dopo però non stiamo a fare come anche tanti. Ciao Nicolas, ciao Coco, tutto bene? Tutto bene Coco? Giusto un aperde, ah, giusto un aperde, ah, per fortuna, cioè, giusto riuscire a trovare una ragazzuola. Vabbè, comunque ascolta, è stato un attimo un mio amico che mi ha salutato. Niente, ci devo dire, no, che dopo magari non fermo come anche persone famose che viene beccai e dopo gli dice sì, ho sbagliato, però la legge è stupida. La legge è stupida, quello che ti vuoi, ma finché che questa legge qua la va rispettata. Mi stago sul semplice, ok? O se no, la violo, ma non mi faccio pioniere e dire ah, fioi, fe come mi, la violo, stago sito. E mi prendo le mie responsabilità. Mi hanno beccato, sapevo che la legge era questa, che sia d'accordo o disaccordo, non posso fare niente, mi becco la multa e me la pago. Stop. Se no, faccio una petizione, una raccolta firme per cambiare la legge. Ma dal mio punto di vista, ripeto, se mi la volesse cambiare, la cambieria in meno ancora, metteria 3 kg, dal mio punto di vista, 3 kg a persona, e aumenteria di più il costo della licenza. Così si vedrebbe veramente i veri appassionati di pesca, e con i soldi in più, ti arrivo proprio così spassionata perché ti mi tirerà fuori giustamente, quindi dopo finisco perché se no andiamo fuori il discorso, e in più con i soldi delle licenze li investo per rifare in missione de pesce. E qua finisco. Dopo, uno è d'accordo o disaccordo, va benissimo. Mi su di idea. Poco, ma tante volte, piuttosto che tante volte e una volta sola a pescare. Cioè, pescare che vago spesso, che vago 2 o 3 volte a settimana, quindi. Ok? Vabbè, comunque lasciamo stare perché sennò dopo mi infervorisco con questi discorsi qua. Però se vogliamo un giorno potremo parlare, ne potremo fare una bellissima discussione su questo e sentire parlare di tutti, per carità. Mi non voglio dirti che ho ragione mia, che ti ha torto te o viceversa, ma è il mio punto di vista, di come che la penso io. E dopo non si legge, ovviamente. Aspetta un attimo che mi sa se cade la gola. Allora, aging, come che io sarei pesca di seppia, ma si può fare anche peschi calamari. Adesso da qua, tra un po', questo tempo qua che si sta un autunno disastroso, speriamo che si risolva il tempo, che si rimetta bene il tempo e che si possa a partire andare con i primi calamari, quindi leggi che si può fare anche per i calamari, non c'è nessun problema, potremmo fare leggi, potremmo fare tattacchi, potremmo fare il cametta, potremmo fare altre tecniche di pesca, però
ma si può fare anche con l'aging. Ok, detto questo, scelta delle esche. Allora, se noi altri, se uno usa le prime armi e dice, cazzo, io voglio comprarmi gli aging, benissimo. Gli aging, allora come che ho fatto vedere prima, mica no, pochi, perché queste persone che hanno il tipo di mica no, 50 più o meno. Tanti perché mi piace fare collezione, tanti perché magari così, e se bei anche da vedere, no? Perché nel suo piccolo ha anche una sua estetica bellissima da vedere. Adesso vedi per dire tipo questa qua, questa è l'ultima che mi comprare, secondo me è favolosa, cioè è una fantasia che è spettacolare, aspetta che non si veda fuori. Quindi me lo comprare perché questa su sta mia da boccare a leggi. Dopo bisogna vedere se abboccare anche da sempre, però secondo me questa è un'esca validissima che funzionerà, quindi è la sua bellezza per andare su quelle più semplici, per andare ad altre tipologie fatte più a pesciolino, che ricorda il pesciolino, no? Per andare ad altri che ricorda più la mazzancolla, tipo questa qua, ok? Che se avete visto la particolarità, l'ha il piombo nella parte posteriore, non l'ha il piombo nella parte frontale. Bella textura, Massimo Bognolo. Sì, è bellissima. Se ti riferisci a questa qua, ti riferisci a questa, è fenomenale. Cioè, mi dispiace anche usarla a rovinarla, è bellissima. Per andare a questi qua che magari ricorda più è il gambero vero e proprio, no? Cioè, insomma, che ne sia un fottuo de esche, che sia da perdersi oggi, no? Quindi, se avete fatto caso, questa ha la zavorra sul muso, invece questa ha la zavorra sulla parte posteriore. Quindi, questa qua farà più un nuoto di questo tipo, no? Invece questa andrà più di muso. Ok, quindi se capiamo che le scelte delle aging, tipo questa qua, questa è un deep run, questa qua non è un deep run. Dopo vi spiego quale che sia la differenza tra deep run e not deep run. Ok, per andare a finire a quelle più piccoline, anche di misure, che ne sono un sacco, questa piccolina, questa è una misura 2, ok? E questa sia un 2,5, le 3, cioè spaziamo da misure che va dal 2 anche all'1,8. Adesso non so se ne ho 1,8, forse che ne avevo una, ma l'ho davvero anche persa. Però insomma, che sia anche le 1,8, che ho fatto male anni perché purtroppo vabbè, bevo della diretta. Questa qua è un 1,8, vedi che è tutta rovinata perché insomma il suo è fatto. Ok. E dopo per andare a quelle trasparenti, mi sarò valtata la cassetta degli Eisenman, se bevo della diretta. Quindi, detto questo, come fa uno a scegliere? No, mi sono aperto le cose qua, dei piombi. Sta cassetta qua la odio per questo motivo qua. Però vabbè, piccoli come niente che succede, tanto da voi altri non vedete cosa ho combinato, che se è meglio così. La mia amorosa ha visto, mia moglie ha visto e ha detto aiuto, aiuto. E comunque, gliene sia un sacco di esche. Quindi, uno come può scegliere? Cioè, mi immagino uno che si mette le prime armi, dice: cazzo, voglio andare a pescare a esche. Ok, quale scelgo? Quale scelgo? Bene, e qua posso aiutarvi, no? In quale scegliere? Presente. A tutti la moglie è Carlo Scarpa, purtroppo non posso perché è un po' in veste, diciamo, da letto, quindi è meglio di no, poi vi innamorate. Allora, uno mi aveva fatto una domanda per l'albero di Natale. Aspetta, spiega le bragole e i piombi. Dopo spiego le bragole. Ciao Nicola. Spiega le bragole e i piombi. Sì, adesso spiego Antonio. Non lo condivido, spiegando il mio punto di vista, ma lo faremo in un'altra diretta. Ok, Bruno, lo so, Bruno, queste sono situazioni in cui potremmo parlare ore. Però, da un certo punto di vista, è inutile parlare, perché la legge è questa. Che mi sia d'accordo o no, me lo tacco là. Ok?
Se capimo, cioè non vale niente il mio punto di vista ai fini legali, cioè se mi è la capitaneria del porto mi ciape e ho 6 kg o anche 5 kg e 3, ok? Non sei che mi dica, ma secondo il mio punto di vista, se sbagliano mi ciapo la multa, la multa mi la dà. Quindi, quando che si parla di leggi, le si accette. Stop! Non le si vuole accettare, non le si accette. Ma se prende la persona che non accetta la legge, se prende i suoi rischi. Però dal mio punto di vista, cercare di fare un dialogo, ok, per riuscire a convincere anche gli altri che la legge si sbaglia, per me è meglio che anche non parliamo. Ok? È meglio che anche non parliamo, perché mi non voglio passare per una persona che non rispetta le leggi. Mi le persone le rileggo. Scusa, grazie, scusa la domanda diretta. Grazie, scusa la domanda diretta. In che senso la domanda diretta, Antonio? Se capiamo, quindi parliamo di leggi, non che sei punti di vista. Stop. Che sei, rispetto della legge o no? Non ti rispetti la legge, ti assumi le conseguenze. Ma che mi faccia un video dove che parlo che non sono d'accordo con le leggi? Assolutamente no, non sono mai in disaccordo con le leggi. Mai. Se dopo un giorno me le cambi e mi mette 3 kg, che sta anche sui 3 kg, non mi cambi niente, perché lo scopo mio non è quello di fare gara. De ciapagne di più di altri. Lo scopo mio è quello di andarmi a divertire, ma il divertimento non sia la quantità. Adesso ti spiego cosa che secondo me è il divertimento, cosa che secondo me è l'essenza della pesca. L'essenza della pesca, dal mio punto di vista, pescatore amatoriale, non sei quanti chili che ciapo, ma sei come che li ciapo e perché li ciapo. Sì, là che è il pescatore amatoriale fa la differenza, se no resterà sempre un pescatore dilettante da 4 soldi. Non farà mai la differenza. Se non scopre quello che sia la vera essenza del pescatore amatoriale, che non sia la quantità, ma sia innanzitutto la qualità e il come e il perché. E qua finisco il discorso, non voglio più intraprenderlo, quindi per cortesia, Bruno, non starmi più a interrompere su queste robe qua. Se ti vuoi, giustamente, una sera faremo un video, ma adesso per piacere basta, perché se no vado fuori, sciappo, e dopo mi infervorisco. Quindi, dove sono rimasto? Aspetta che mi fa male la gola. La domanda diretta, brago e piombi. Va bene, quindi ti direi la montatura. Andiamo sulla montatura. Montatura, però dopo se ti faccio la risposta non sta a cavarti via, ok? Perché dopo, se no, dai, scherzo. Montatura, che se... Allora, che se diverse montature che si fa? Mi vi spiego le mie, ok? Che non vuol dire che sia quelle perfette, ma come che pesco mi? De mia indole, de mia filosofia di pesca, se pescare il più semplice possibile, pescare meno, con meno arzigogoli, con meno cose possibili, è meglio così. Io pesco così, faccio due montature. O se pesco in verticale, scusa, in è classico aging obliquo, ok? Farò una montatura in linea. Una montatura in linea, semplicemente trecciato, quello che vi consiglio se trecciato, non stendere sul nylon, per carità, non sì che il nylon ciappa e il trecciato ciappa, ma solo per un discorso di praticità e per un discorso di sensibilità, perché quando si tratta di pescare con esche artificiali, la cosa migliore per avere sensibilità, per avere contatto con l'esca, è avere il trecciato, perché il trecciato, se è rigido, dà un'assenza di lunghezza pari allo zero, quindi non si allungherà, non sarà effetto elastico come che farà il nylon. Quindi avremo la completo dialogo, come che facciamo mi con l'esca, sentiremo se l'esca è sul fondo, se l'esca è alta, se l'esca se che sia la boccata. Per assurdo tanti mi dicono, ma come faccio a sentire la boccata? La boccata ti la senti, ragazzi, come? Però bisogna pescare in determinate maniere. E arrivo dopo. Comunque, montature, due. Se peschi in obliquo, in linea, ok? In linea. Ti faccio vedere uno spettone che uso. L'ho provato quest'anno, ho provato quest'anno, vi faccio vedere la montatura, non so se la vedete. Semplice montatura in linea, qua che c'è il trecciato, col nodo, qua che c'è un nodo, scusami se non lo vedete, che c'è un nodo Albright, normale, semplice, se è piccolino non lo vedete perché purtroppo ragazzi c'è col telefono. Comunque che c'è un Albright semplice, ok, che c'è il nylon, che in questo caso qua uso uno 0,22.
nylon, ma si può usare anche fluorocarbon, non esiste nessun problema. Uso il nylon perché per un discorso anche dei costi, perché il fluorocarbon costa, il nylon costa poco. Non ho notato grosse differenze usando il fluorocarbon, usando il nylon, perché parliamo di seppie, insomma, non è che divaga tanto per il fino. Trecciato, quello che vi consiglio, non per quanto riguarda il carico di rottura, perché se avremo il carico di rottura dovessimo pescare con uno 0,06. Però il fatto è che se peschiamo con trecciato troppo sottile, che c'è il rischio che quando che si bagna e si attacca sempre alla canna e la cosa diventa fastidiosa perché ti si appiccica là addosso quando sei troppo fino. Prova anche a me, ragazzi, succede soppratutto nel bettino e dopo i cedolori, perché se vedete questa canna qua, questa qua ha un bettino che è diverso, lo vedete che non si viola, perché questa qua l'ho rotta 2 volte col trecciato fino, perché voglio sto provare col trecciato fino e essendo bagnata e messa la torcia attorno a cimì, con il colpo di frusta zac, partito il vettino. Quindi si è picchiato, per quello che ve lo consiglio. Dopo, se magari se sei esperti e avete la man fina, avete proprio la manina proprio da giapponese, useo ce lo sei. Però mi quello che vi consiglio, siccome che su che parlo a persone che non sono esperte, per partire uno 0,13 va più che bene, 4 capi, 8 capi non c'è problema. Il moschettone che uso quando pesco in verticale è questo qua. Lo uso quest'anno, è venuto fuori quest'anno, magari forse sarà venuto fuori anche gli altri anni, ma se fosse venuto fuori me ne sarei accorto. È questo qua, che l'ha visto anche Nicola Reale, l'ha visto. Questo qua, non ha elasticità, bravo Massimo, giusto, aiutatemi perché ogni tanto ascoltate un piacere. È un piacere mio vederti che mi ascolti. Credimi, vedi, questo è moschettone. È pratico perché ve lo faccio vedere, ha lo sgancio rapido, scusatemi sempre se non si vede, ha lo sgancio rapido, quindi siete molto pratici nel cambiare l'esca, ok, benissimo. E qua ci mettete il piombo che li ho sparsi per il pavimento, adesso ne metto uno a caso, non state qua ripeso. Anche qui c'è il moschettone rapido, in modo che l'esca poi in acqua e lavora così. Vedete? È molto pratico. Però attenzione, attenzione che questa qui del piombo non deve essere una regola. Non deve essere una regola, perché a volte serve, a volte no. Quindi potete usarlo anche così, senza piombo. Ok? Se invece pesco in verticale, verticale, adesso la montatura qua non ce l'ho da farvi vedere, però vedete, troverete un sacco di video che ne parlerà di questa cosa. Fate la classica montatura bandiera, ovvero piombo sotto e metterete gli edging di lato, potete metterne uno o due, però quello che consiglio è che se fate quella tecnica lì, di usare esche di questa maniera, queste qua. Perché è vero che anche queste qui possiamo usarle in verticale, però in verticale queste qui perdono il nuoto suo naturale, perché il filo tira così, no? Invece se noi abbiamo il filo è obliquo, il nuoto farà questo, no? Ok? In verticale così non è la morte sua. La morte sua delle esche in verticale sono queste qua, sono queste fatte così, perché queste qui hanno un assetto neutro che in acqua galleggiano. Quindi noi faremo la montatura verticale, piombo sotto, possiamo mettere due, tre, quanti ne vogliamo, e questi faranno così in acqua. Questi qua hanno la caratteristica che stanno sempre a galla, non hanno profondità, hanno un assetto neutro, dove tu li metti stanno. Ok? E poi li fai muovere. Ok? Questo per quanto riguarda l'edging normale su bassi fondali. Poi, se invece parliamo di pescare con esche tip run e canne tip run, e poi qua arrivo cosa sono i tip run, lì anche in quel caso possiamo adottare le due tecniche,
possiamo anche usare, se vogliamo, nei limiti del possibile, anche queste qui, che sono le tip run, queste sono le tip run, nate proprio per pescare tip run, che non sarebbe altro che ledging dalla barca. Ok, allora è vero che da noi la maggior parte vado in letto, finisco di vedere domani il programma, buonanotte. Ciao Matteo. Guarda Teo, domani quante volte che ti vuoi. Allora, noi calcolando che abbiamo fondali che va dai 2 metri, che peschiamo le secche, dai 2 metri a 1 metro anche, e potremmo finire fino a 20 metri, potremmo pescare da aging, dalla barca, anche con le esche che si usa da aging dalla riva, tipo queste qua normali, ma questa qua è un'esca da aging normale, questa qua non è una tip run. Ok, quale sia la differenza? La differenza sta nel peso. Questa qua, che è una tip run, che dopo che ne siete tanti pesi, che ne siete da 35, da 50 grammi, da 70 grammi, anche da 90, in base ai fondali che peschiamo. Se siamo sulle zone tirreniche o Genova o sud Italia, un 35 grammi, se lo tacchiamo, giusto, non ne servirà niente. Però nei nostri fondali, un 35 grammi su fondali anche che va sui 18 metri in occasione di poca corrente, ti tocchi tranquillamente il fondo. Ok, questo qua è tip run. Questo invece è un aging normale, questo pesa meno, questo pesa 11 grammi. Ok, e ha anche un affondamento diverso, un affondamento molto più lento perché pesa poco. Quindi queste potremmo usarle in fondali bassi, ma niente ne vieta che potremmo usarlo anche in fondali alti. Perché? Perché esiste dei piombi, o usiamo la tecnica del moschettone, questo qua, e che metteremo un piombo da 30, da 40 grammi, quello che ne basta è il minimo indispensabile per farne toccare il fondo. Ok, scegli sempre il minimo, non partì col massimo. Provè, avevo moschettone, come questo moschettone qua, che è sgancio rapido, quindi potete scegliere. Provè col minimo, se vede che se arrivai alla zavorra indispensabile per farvi toccare il fondo, non steghe non usare di più, non ha senso, anzi va a inficiare su quello che è la naturalezza tedesca, ok? È il minimo indispensabile. Ok, detto questo, penso di aver detto tutto. Aging, scelta dell'aging, come avevo detto prima, misure. Quello che vi consiglio, mise, uno che esegue le prime armi, non può ovviamente comprarsene subito 50, cioè se le compre, queste qua mi le comprai negli anni. Non sei che me le devo comprare tutte quante subito, un po' alla volta, però per partenza, quello che consiglio mi è di partire con 10 aging, il minimo indispensabile, i vende anche vari astucci. Federico Leonardi, ciao, fa anche vari astucci già pronti, no? Per cominciare va benissimo anche quelli da pochi schei, quelli da Mago Caco. Anche se tanti mi diranno: no, ma quelle che costa 20-18 euro, gli Warm Jacket, Gesell Glove, Gesell 498, i 530, tutti questi numeri che le varie colorazioni, Gesell qui che le ha tutti i do, tipo questa, tutte le do colorazioni, sia il blu che il verde. Adesso non mi ricordo bene i numeri, uno deve essere 490, uno 5, vabbè, comunque assestare che robe è anche del fessore che cade. Quindi se robe che magari potete intraprendervele dopo, quando vi siete fatto un minimo di esperienza, perché dopo il glow, non glow, il verde e blu, la sette poco troppo, lasciamo perdere. Le warm jacket, perché esche che fa il corpo che resta caldo, quindi la seppia il calamaro non sente freddo, quindi stacca di più. Vabbè, non voglio entrare in discussione per trovare qua, però per ricominciare potete usare anche gli astucci qui che vende con le 10 esche già fatte. Queste 10 esche già fatte, in cui avevo un poco di misura 2, un poco di misura 2,5, un poco di 3. Abbiamo mai eseguito le misure che va per la maggiore, dal do al 3. Dopo volevo comprare anche il 3,5, volevo comprare anche l'1,8, l'1,7, potevo comprare anche l'1,7, però le misure che va per la maggiore eseguire. Dopo, i colori, più o meno, che sia i colori che va più per la maggiore, però quello che sia i classici intramontabile, rosa. È rosa, il testa rossa che adesso mino non ho neanche uno perché però per dire anche sto qua stupido, è il giallo, l'azzurro,
è rosso, come vi ho detto prima, cioè i colori che va per la maggiore, il blu e il viola, cioè questi sì, i colori meno male che va sulle acque nostre, no? Quello qua, il verde classico, il verde, no? Quindi vi consiglio di toglierne metà dei colori, diciamo quelli innaturali, come chi dice mai, colori fluo, però anche metà dei colori più naturali, che ricorda il pesce preda, quindi tipo questi colori qua, che magari può ricordare più un sardon, ok? Questi qua, che può ricordare più il pesce foraggio, no? Tipo questo qua, che può ricordare un gamberetto, ok? Può ricordare il colore del gamberetto, quindi i colori più naturali. Quindi scegliere di fare un po' colori fluoro. Scusa, ma posso chiederti perché non fai lo spezzone di nylon da 50 cm sulla tuta nara? Sì che ce lo faccio, forse non mi sono spiegato. Sì che ce lo faccio, eccolo qua, l'avevo detto prima, Massimo Agatea, eccolo qua, questo è il trecciato, no? E questo è nylon, lo spezzone di nylon da 0,22 come ho detto prima, con il moschettone, forse te lo sei perso, non lo so, comunque il nylon ce lo uso. Poi, se uno preferisce, può usare il nylon o il fluorocarbon, non c'è problema. Ho detto anche che non c'è problema. Fluorocarbon, nylon, perché io non ho notato differenza. Quindi, comunque, i 50 cm di nylon ci metto, vai tranquillo. Solo tracciato. E quindi, dov'ero? Quindi, scegliere fare metà per partire colori irrealistici. Verde, rosa fluo, giallo, arancione, i colori che vanno più, azzurro, fanno un po' di colori più invece naturali che ricordano il pesce foraggio, no? Perché a volte la seppia succede che a volte mangia perché ha fame, no? E ha fame e ve ne accorgete quando troverete, soprattutto se pescate. Soprattutto quelli che pescano con l'arenza a mano, se ne accorgono perché la seppia si attacca così, di lato. Quando la tirate su, la seppia viene su così, hai capito? Con le ancorette di lato, e di conseguenza devi essere molto bravo con il guadino, se no la maggior parte delle volte quando arriva a tiro di guadino fa... e ti fa così. Bam. Poi... Sì, io di solito dal moschettone faccio una spezzone di 50 cm, dal moschettone, sì, dal moschettone fai 50 cm che si collega al trecciato, quindi siamo in simbiosi per quello, non c'è problema, tranquillo. Sono partito al contrario, no? E canna, e trecciato, nylon, moschettone, edging, ok? Quindi... Stavo al discorso della seppia, no? Quando mangia perché ha fame, succede che mangia di lato. Perché dico questo? Tanti mi dicono, oh, non è vero. Io gli dico, secondo me, perché il video comincia così, leggi che secondo me, quando vado a pescare quella macciarella, no? Ogni tanto vado a pescare anche io quella macciarella, con il vivo, e anche se vi dico la pesca con il finto, come lo sapete, mi dà più soddisfazioni. E succede che quando c'è la seppia, con la macciarella, tu tiri su la seppia, avendo la macciarella attaccata, che sarebbe il ghiozzo, la macciarella, per chi non sa, il ghiozzo piccolo, hai un amo attaccato per la bocca, tu trovi la seppia attaccata nella coppa, nel coppino, ok? Tu la tiri su anche senza guadino, perché lei è attaccata con il becco da pappagallo, trancia la carne e si attacca all'osso. Ok, quando la seppia vuole mangiare, per assurdo, tanti dicono non è vero, ma secondo me è così, attacca il coppino. E con questo e con gli edging non può succedere perché è duro, no? Quindi non ce la fanno ad attaccarsi. Allora si attaccano solo con i tentacoli, però quando capiscono la trappola si sciolgono, ok? Allora succede questo, però se pescate con la canna, almeno che non facciate come dico io, può succedere anche con la canna che si attacca a questo. Perché? Perché tanti sono convinti che quando la seppia mangia non bisogna dargli strattone come se fosse un pesce.
Invece lo strattone bisogna darlo, perché lo strattone evita che quando la seppia vuole mangiare e non vuole uccidere o, non, o vuole allontanare l'esca, è l'unico caso lì lo troverete attaccato di qua, di lato, con i tentacoli, ok? Lo troverete attaccata qui. Quando è attaccata qui è perché mangia per uccidere, ma non per mangiare, mangia per allontanare, mangia perché gli dà fastidio l'esca, non perché la vuole mangiare. Quando la vuole mangiare attacca qua, attacca di lato. Ok, non è perché vedi le ancore.